Ciao Caterpies, bentornati per un'altra puntata sul canale iCaterpie. Ritorniamo nel fantastico mondo degli NC e lo facciamo con un Pokémon martellone che personalmente mi sono trovato ad adorare. Sto parlando di Tinkaton. Prima però, sigla. Bene, eccoci qua per vedere insieme la lista di questo Tinkaton X. Io non so bene come o perché, anche nel momento in cui ho iniziato a giocare al Scarlatto e Violetto, mi sono ritrovato a apprezzare fin da subito questo Pokémon con un martello gigante. Me lo sono portato dall'inizio fino alla fine e non vedevo l'ora di riprendere in mano il fantastico mondo degli NC per poter finalmente fare questo mazzo. Perché NC? Perché no, nel senso, non ci vedo al momento qualcosa di fortemente competitivo. Vuoi anche perché fino a quando Sableye resterà informato, mazzi di questo genere fanno sempre fatica a dire la loro. Però il mazzo è straordinariamente simpatico, esteticamente molto figo e non potevo non portarlo. Allora, il mazzo è tutto incentrato sul Tinkaton. Tinkaton X, l'attacco dice 30 per il numero di carte che abbiamo in mano. E non è un brutto attacco, nel senso che è abbastanza grosso, ci basta una decina di carte per tirare giù qualunque cosa. Ma giustamente la prima cosa che penserete è: con tutte le Yono che ci sono in formato, come puoi seriamente pensare di riuscire ad avere 10 carte in mano? Chiara la risposta: Milotic Rapid Strike. Fino a quando il vostro Milotic è in campo non potete venire spezzate la mano. Mamma mia come ho formato questa frase. La vostra mano non può essere toccata sostanzialmente, per cui non subirete Yono e Judge, poi tutta un'altra serie di carte che in realtà non ci sono in formato, ma questo Milotic vi protegge da tutto questo, per cui se il vostro avversario dovrà giocare Yono nel corso della partita, lui rimischierà, voi no. Per cui questo ci lascia tempo e spazio per una quantità enorme e infinita di opportunità. Questo perché? Perché l'altro Tinkaton, quindi quello non ex, dice scarta 1 e pesca 3. Il nostro obiettivo per cui qual è? Cercare di mettere in campo quanti più Tinkatink all'inizio e evolverli man mano per arrivare ad avere un Tinkaton X e almeno un Tinkaton non X. Ce ne basta soltanto uno, perché comunque alla lunga le carte arrivano e vengono pescate. Allora, continuiamo con i Pokémon. Un Mew è comodo all'inizio, tirar fuori un V-Pass in più non fa mai male. Un Manaphy e un Rotom V. Il Rotom V l'ho messo pur consapevole del fatto che esista Spiritomb. Ma perché l'ho messo? Perché a me serve soltanto ai primo barra secondo turno. Non mi aspetto che il mio avversario sappia già che mazzo è Tinkaton e mi metta subito lo Spiritomb in campo. Per cui qualche carta in più all'inizio potrebbe riuscire a regalarmela. E in un mazzo che faranno in base alle carte che abbiamo in mano, capite che è oro colato tutto questo. Con i supporter non ho lavorato tanto dietro il mazzo, ci ho lavorato il giusto, tutto quel tempo che un NC merita e senza nulla togliere quella che è la mia preparazione per il mondiale. Per cui sicuramente le supporter possono essere toccate. Devo dire che il mazzo soffre le stadio, che stadio soffre? In particolare il tempio, per cui ho messo un paio di worker con un palpad perché non si sa mai. La supporter in generale migliore per pescare è sicuramente Corless, tuttavia mi sono trovato nel momento in cui giocavo le partite ad apprezzare tanto e soprattutto anche Avery, che in questo mazzo ho deciso assolutamente di abusare. Perché? Perché Lost Box, Mew, Gardevoir, CM Pao sono tutti mazzi che nel momento in cui ti faccio KO davanti con Tinkaton e ti scarto i Pokémon in panchina con Avery, è una combinazione che vanno a soffrire davvero parecchio. Adoro i 300 di vita di Tinkaton che fanno sì che non venga praticamente messo mai giù, se non fosse dal giratina con i Cleansing Gloves che ancora da qualche parte sono giocati. Meno perché man mano si stanno togliendo per far posto ai box per counterare il Gardevoir, però è l'unica cosa che lo butta giù, altrimenti dovete preoccuparvi di cose che fanno danni enormi. Io non ho, come avete visto, non ho voluto dare al mazzo un'impronta competitiva perché non ha senso, non è questo il lavoro che voglio fare con gli NC. Voglio dare spazio a Pokémon che normalmente uno spazio non lo trovano. Jack come supporto per pescare, doppio boss, Miriam per recuperare i Pokémon dagli scarti e quella Cheryl che in questo mazzo è Dio sceso in terra, troppo forte, perché come ho detto, il Tinkaton è difficile che venga messo giù in un colpo, ha comunque 300 di vita. Cheryl cura tutti i Pokémon evoluti, gli scarta le energie, per cui
scartano energia, tanto ne ho 4. Nel momento in cui il Tinkaton arriva a fare 3 attacchi, vinco generalmente la partita, per cui assolutamente, caldamente raccomandata. Cos'altro? 4 level ball, 4 nest ball, 4 VIP pass, avevo un disperato bisogno di trovare i Pokémon per trovare le evoluzioni. Allora, la Roma mi fa schifo, il pensiero di dover flippare per trovare l'evoluzione mi dà assolutamente ribrezzo, per cui preferisco giocare Jack. Sono fortemente tentato di giocare il quarto Jack per trovare le evoluzioni che mi servono, perché è davvero molto forte. Ho comunque la possibilità, grazie a Rotom V, di tirare fuori la Forest Seal. Non è qualcosa che vado a... non ne ho bisogno, però è figa l'idea di giocare comunque un V-Star quando non ce l'abbiamo. 4 energia turbo, 1 energia psico, perché? Perché se la diamo l'energia psico possiamo fare l'attacco, il secondo attacco che fa 140 e passa soprattutto, per cui anche un eventuale Mimikyu, Miltank o quello che è, comunque lo passeremo sopra ed è comodo. Bene, a me il mazzo piace un sacco, è un NC, io sono contento, quando posso fare gli NC sono contento perché è molto liberatorio. Questi sono i mazzi che io voglio giocare alle challenge, quei mazzi che voglio portare per divertirmi, e sapete anche voi che nel fantastico mondo competitivo dove gioco non mi capita spesso questa opportunità, per cui quando posso la sfrutto, e questo sicuramente è uno di quei mazzi che non vedo l'ora di portare. Ve lo mostro in azione con una bella partita. Ciao Quadripiz, questo canale è sponsorizzato da TCG Park, il nuovo negozio online per la vendita di buste e accessori per i giochi di carte collezionabili. Su questo sito troverete prodotti sempre disponibili a prezzi incredibili. Cogliete al volo l'occasione, scegliete TCG Park. Eccoci qua, Canard, bella zio, fammi divertire col mio Tinkaton. Allora, lancio di moneta. Tutti i mazzi evoluzioni, per cui vogliamo sempre andare per primi quando possiamo. Andare per primo, sì, certo. Perché è vero che non potendo usare la supporter perdiamo la possibilità di sfruttare il V-Pass. Però anche soltanto un V-Pass trovato all'inizio ci permette di tirare fuori subito il Rotom. Qui avevamo il V-Pass, peccato. Vediamo se ritroviamo di nuovo. No. Tra l'altro, mano assolutamente indegna. Vabbè. E vabbè. Un V-Pass mi faceva proprio da così a così. Però magari lo top decko. No, non ci credo neanche io. Allora, contro cosa sto giocando? Non ho neanche guardato. Lugia. Ok. Doppio. Orribile, assolutamente orribile. Tra l'altro Lugia è uno di quei mazzi che ha la possibilità di fare il KO grazie al Tiranitar. A Roma spera di trovare che faccia testa. No, io ragazzi mi rifiuto. Il pensiero di giocare gli Aromi, cioè, li sto giocando adesso mentre sto provando uno Zoroark, dove qualunque cosa esce più le volte va bene, ma... Ah, tra l'altro anche lui messo bene, vedo. Vabbè, fortunato aver fatto testa. Vai, se la smetti di darmi carte inutili. Ma che cos'è? Uno, due. Oh, tre penso. Voglio fare ancora Corless dopo. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 20. 190, quasi KO. Vabbè, allora, non era quello che volevo fare, ok? Il mazzo dovrebbe fare altro. Non è pensato per fare T1, T2, vabbè. A Roma, croce, stavolta sono contento che gli sia uscita croce, anzi no, doveva uscire croce anche prima. Lumineon. Mesagosa. Non mi aspetto il KO, cioè gli servono parecchie carte per farmi il KO. Gli serve Lugia, gli serve scartare un Archeops, gli serve il Tiranitar e deve farmi il KO col Tiranitar. Impegnativo. Ok, Burnet.
per cui tutto il resto deve già averlo in mano. Allora, Ultra scarta 2, Lugia. Lumineos, per cui non è la versione con Tyranitar, ma è la versione con Snorlax. Sono molto contento perché io non apprezzo per niente quella versione e sono molto contento. Molto contento. Anche perché non, in questo modo non c'è il Tyranitar che mi può fare il capo. Jet Energy. Allora, vediamo un po'. Io qui faccio sicuramente Cheryl, tanto il capo in due colpi ce l'ho. Qui sono 3, 6, 9, 12, sono 150. E se faccio croce con la mesagosa... No, anche se faccio testa, perché se faccio testa comunque metto in campo un altro Pokémon. Mesa cosa viene scartata comunque. Ok, allora via. Incredibile. 3, 6, 9, 12, 15. Sì. Ok. Prossimo turno con quella che pesco il Corless ho comunque carte in più. È grosso. Di base stiamo giocando un Pokémon che è grosso, l'avevo anticipato, no? Poi ho avuto il peggiore dei setup possibili, ma per fortuna anche il mio avversario. Corless. 1 2 3 Allora, vediamo un po'. Evolvo. Scarto una. E pesco tre. Sì, ora ho tutti i pass da scartare. Vediamo un po'. A me servono 6 carte per fare il capo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Per cui... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Posso rimettere eventualmente al palpad, che però non mi serve adesso. 3, 6, 9, 12, 15, 18, meno 2, 16. Posso prendere un altro di questi. E mi prendo il capo. Non potevo fare niente per impedire che pescasse quella GIF. Ok. Allora, io ho già fuori 2 candy purtroppo. Una giocata e una... Oh no, 3 candy. Me ne rimane soltanto una, quindi. Va bene. Quel mazzo... Sto cercando di ricordare se gioca tante Yono. Non mi sembra, onestamente. Allora, io ho il KO dietro, lui ovviamente abuserà di Snorlax. Vedo complicato fare il KO adesso, mi servono parecchie carte. Però penso di mandare davanti Mew e pescare. Ci sta. A me serve in campo il Milotic per stare più sereno. Scarto una, pesco 3. 1.
prendo lui. Sì, tanto io, ripeto, non conto di attaccare questo turno. Level Ball. I due Tinka li ho. I due spazi sono un Mew e un Feebas. Sì. La cosa mi gusta. Tu vai qua. Perfetto. Jacques, doppio Tinka, 1 e 1-2. Level Ball per Feebas. L'energia non mi interessa, pesco 3, nella speranza che non mi faccia Yono questo turno. L'energia gioco solo doppio per fare i danni, per cui non mi interessa assegnare l'energia psico. Potevo darla giusto per buttarla, ma a lui fa 180, per cui non ha il KO al Rotom. Boss. Va bene, è un boss intelligente, ci sta. Io ho un altro Tinkaton, ma penso di fare prima Corless alla ricerca dell'energia. E potrei fare Miriam e recuperarli e pescare tre, però mi piace meno come soluzione. Poi comunque questo è un premio dispari che va fuori, è comodo. Allora, tu vai qua. Tu vai qua. Ah, e poi l'energia psico che non ho assegnato è una carta in più di danno che ho. Mancata l'energia. Però ho trovato un Tinkaton. Eccola qua. Non ho trovato neanche un boss, incredibile. Palpad, 1 e 2. Sono 280 danni. Danni non indifferenti. Io ho ancora un'energia. Cosa conto di fare? Conto di fare Miriam e recuperare i Tinky Tinky. Adesso sicuramente prendo un altro KO. E poi ho il boss per finire la partita. Lui ha comunque ha l'opzione Weirder, ovviamente, però è un'opzione non risolutiva perché non mi aspetto che sia in grado di fare un KO. Arven, che tu là che lo aiuta? Non ricordo. Ah, la Choice. Choice che comunque non può usare in questa partita. Sì, no, può fare il capo del roto, ma vabbè. Fortissimo il Milotic. In questo momento o viene messo capo il Milotic o la mia mano sarà sempre protetta e quindi avrò sempre opportunità di fare danno. Fortissimo. Danni, va bene, li accetto. Il boss, senza sapere, so per certo che dopo le avrò queste carte, per cui sono tranquillo. Miriam, 1, 2. E non so se l'altro ce l'ho o meno, per cui lo prendo.
Pesco 3. Level ball. Manafi. Nest ball. Che cosa c'è in questo mazzo? L'energia c'è. L'energia c'è ed è... meno male che ho preso il Tinkaton. L'energia c'è ed è tutto quello che mi serve. Sono fiducioso di aver vinto questa partita. Perché? Perché non posso subire Yono. Non posso subire la Yono da uno che mi fa perdere. Ah, non ho visto la Candy. Non ho la Candy. Facciamo così, va. Facciamo così che nel frattempo magari chiudo la partita su Lugia lì, va. Sono 400 danni. Onestissimi danni nel frattempo. Allora, sono contento, mi fa ridere questa cosa, perché creare mazzi è qualcosa che a me personalmente è sempre piaciuto. Mi è sempre divertito tantissimo, è quello che più di tutto mi piaceva fare e divertire. Adesso ovviamente nel momento in cui si deve giocare competitivo, il tempo e le possibilità di creare queste mazzi sono sempre più limitate, però... La cosa che più mi piaceva, la cosa che più mi diverte, è il pensiero di riuscire a vincere una partita, o perché no, addirittura vincere un torneo, con qualcosa creato da me. Qui allora, il Tinkaton attaccava, ok? Sono 90 più 90 su energia speciale, per cui 180 meno 20 di doppia, 160, potevo fare boss Silluia KO. In questo caso mi divertirò a fare una... marea enorme di danni. Scarto una. Pesco tutto. Caramella. Evolvo. Doppia. Boss su Lugia. Atti 370, Big Hammer. Molto bene, molto bene, molto bene, molto bene. Bene, allora, il mazzo ha avuto un pessimo avvio, perché non avevo assolutamente niente in mano. Ciò nonostante, il mio niente in mano è comunque risultato in un T2 da 190 danni. Il Tinkaton è sopravvissuto per 3 turni, è riuscito a tirare giù un KO e fare comunque danni. E nel frattempo mi ha dato tempo per settarmi. Una volta messo in campo il Milotic, o, ripeto, o state giocando contro l'Osbox, allora la partita è complicatissima. Perché? Ma perché il Sublight fa esattamente quello che vuole. Spacca il Milotic, mi fa fuori i Tinky all'inizio, insomma, il Sublight fa quello che vuole. Tutti gli altri invece o fanno boss sul Milotic, o altrimenti la partita è complicata, perché sto coso è grosso e mena. E nel momento in cui avete un Pokémon molto grosso, che mena, con un artwork fantastico, la combinazione è vincente per forza. Per cui l'anima dell'NC è esattamente questo, Tinkaton in combo col Milotic. Sono contentissimo di fare questi mazzi. Ok, tutta la parte del competitivo, ma questi NC sono esattamente quelli che mi diverte portare. Se poi sono mazzi miei, ancora meglio. Per cui molto molto bene. Bellissimo Tinkaton, ho ancora l'artwork sott'occhio, davvero a me piace tantissimo quell'artwork, non era uno di quelli che avevo subito visto, apprezzato, però molto bello esteticamente. Mazzo carino, molto simpatico da giocare, una combinazione molto semplice, dovete pescare un sacco, la tabellina è quella del 3, per cui un po' più complicato rispetto ai mazzi che hanno la tabellina del 2. E spero che abbiate modo di provarlo, lo consiglio assolutamente alle challenger se non sapete cosa portare, spero che abbiate modo di togliervi con lui qualche fantastica soddisfazione.
Spero che il mazzo e il video vi siano piaciuti. Così fosse, mettete un bel mi piace, iscrivetevi al canale. E noi ci vediamo presto col prossimo video e le sere in live su Twitch. Ciao Caterpillar.